Benvenuti in un nuovo video. Il film di oggi è Abigail del 2024, prodotto da Universal Studios e distribuito dalla Plyon Pictures. Il film è diretto dalla coppia di registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin. Si fanno chiamare i Radio Silence, Silenzio Radio. Sono una coppia di registi che lavorano stretto dai tempi di VHS, Southbound, e da noi al cinema con Finché morte non vi separi, titolo originale Ready or Not, ma soprattutto gli ultimi due capitoli del franchise di Scream, Scream 5 e Scream 6. Dovevano dirigere anche Scream 7, ma se sapete ci sono stati un po' di casini e il film è andato in fumo. Chissà quale sarà il futuro di Ghostface. Qualcuno deve salvare il franchise! La trama è ambientata a New York e vediamo un gruppo di sei criminali rapire una ragazzina dopo una prova di balletto. Il piano è di portarla in una villa isolata e aspettare il riscatto. Ma se avete visto il trailer, come ben sapete, lo spoiler è dietro l'angolo. La bambina è una vampira. Abbiamo rapito un vampiro. Una ballerina vampiro. Di quelle che adora giocare con il cibo. Che posso dire? Mi piace giocare con il mio cibo. Su internet potete leggere che il film è vagamente ispirato alla Figlia di Dracula del 1936. Anzi, qualcuno magari ha scritto che è pure un remake di quel film. E in effetti il titolo di lavorazione di Abigail era Dracula's Daughter, appunto la figlia di Dracula. Volete sapere la mia? Nessuno infatti mi toglierà dalla testa che per questo film i Radio Silence si siano ispirati ad un'altra pellicola, Livid. Diretto anche lì da una coppia di registi, Alex Bustillo e Julian Mauri, i registi francesi che ci hanno portato all'Interieur e Letterface del 2017. La trama di quel film vedeva un gruppo di ladri irrompere in una villa dove anche lì c'era una bambina ballerina vampira. Vi suona familiare? E comunque non è la prima volta che c'è una trama del genere. Mi viene in mente l'episodio del film con molteplici registi, Tales of Halloween, dove anche lì c'era un gruppo di ladri che rapivano un bambino per chiedere un riscatto, ma il papà, che tra parentesi era interpretato da John Landis, non ne voleva sapere niente. Anzi, tenetevelo pure. E infatti anche lì il ragazzino era un demone, venuto dall'inferno o qualcosa del genere. Sempre bambini demoniaci con robe del genere, abbiamo anche dei Visitor Wanted del 2008. Insomma, è una cosa che si tocca parecchio nel genere horror. Ad ogni modo, sono molteplici le influenze del film. Basta pensare che nella scena di balletto iniziale si apre con Il lago dei cigni di Tchaikovsky. È una casualità? Non esistono casualità in questo genere. Se ben vi ricordate, infatti, anche in Dracula del 1931 di Todd Browning si apriva con Il lago dei cigni di Tchaikovsky. Coincidenze? Il cast del film è incredibilmente variegato. Protagonista quasi assoluta Melissa Barrera, che appunto è esplosa con Scream 5 e Scream 6, diretto sempre dai Radio Silence, e che è stata silurata da Scream 7, appunto insieme ai Radio Silence e compagnia. Ma non ha mai avuto problemi di lavoro, infatti credo che i Radio Silence e la scrittura l'hanno sempre nei loro film. Qui è protagonista ed è fantastica, non c'è nulla da dire. Come la uccidiamo? Crocifissi! Un faletto nel cuore. Daylight è il migliore. È accompagnata da Dan Stevens, un altro attore fantastico che abbiamo avuto modo di vedere molteplici volte, tra cui The Guest del 2014 di Adam Wingard, e la serie televisiva Legion, dove faceva il figlio del professor Xavier degli X-Men. Poi abbiamo ancora Catherine Newton, che abbiamo visto anche lei sul divertentissimo Freaky, e ancora più recentemente su Lisa Frankenstein. Ancora Kevin Durand, che ha fatto un casino di film, ma che a me piace ricordare su Resident Evil Retribution, mi sembra, dove interpretava un perfetto Barry Barton. Abbiamo anche Giancarlo Esposito, che ormai è un pochino come il prezzemolo, visto che lo troviamo su Mandalorian, prossimamente sul nuovo film della Marvel di Capitan America, il 4, se non ho perso il conto. E a proposito, Giancarlo Esposito, per chi è marchigiano, sappiate che a ottobre verrà a Fermo al Game X Marche.
Non perdetevelo. Un uomo ricco che si impoverirà di 50 milioni di dollari. Sono 7 milioni a persona. Da non sottovalutare anche la piccola Alicia Weir, vampira implacabile di 14 anni, che ha lasciato tutti, ma proprio tutti, a bocca aperta, eseguendo i suoi balletti e i suoi stunt. Non per nulla la coppia di registi gli ha affidato ancora più balletti e ancora più stunt, visto che era così brava. Ma per lei non era così difficile, dopotutto veniva dal musical di Matilda, quindi si è solamente divertita bestia. Ultimo, ma non ultimo, Angus Cloud, che purtroppo è deceduto a fine riprese all'età di 25 anni. Il film è dedicato a lui, giustamente anche. Cos'altro dire di Abigail? Beh, i Radio Silence sono un po' dei nerd del genere horror e quindi hanno infilato un sacco di cose in questo film. Al di là dello splatter, che è esagerato e piacevolissimo come piace a noi, il film contiene tantissime citazioni. C'è Agatha Christie, un pochino di 10 piccoli indiani. Ci sono camei, più anche solamente uditivi, come Larry Fessenden, che è il guru del cinema indie e anche regista di cose come Wendigo e The Last Winter. Qui partecipa in un cameo vocale dove fa un DJ radio, come nel precedente film dei Radio Silence, Southbound, film episodi. I nomi dei protagonisti, i nomi fittizi che usano i protagonisti, un po' come le Iene. Qui sono ispirati al Rat Pack, ovvero tutti i musicisti Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Peter Lamford, Joey Bishop e Don Dickles. Poi ci sono cose che vedo solamente io, perché forse non sono 100-100 con la testa. Per esempio nella scena della piscina con tutti i cadaveri. Io ci vedo Fenomena, o la terza madre, insomma io ci vedo Dario Argento. Non so se è voluto oppure no, ma in caso, bella citazione. Ti ringrazio. Insomma, non vi svelo il finale, chiaramente succede qualcosina di molto particolare anche nel finale. Comunque è un film che vi piacerà tantissimo, specialmente se vi è piaciuto Finché morte non vi separi, soprattutto tutte quelle esplosioni di sangue finale, che credo stiano diventando la firma dei registi. Il Blu-ray, come dicevo, è distribuito da Plyon Pictures e Universal. Qualità audio e video solitamente come ci ha abituato la Blu-ray della Universal. Contenuti speciali abbiamo le scene eliminate e distese, le papere sul set e la trasformazione di una ballerina vampiro, commento audio al film, le cose che piacciono a noi, insomma. Un film completo per chi vuole divertirsi il sabato sera accompagnato da amici, birra e popcorn. Avete visto questo film? Vi è piaciuto? Avete intenzione di acquistarlo? Scrivetelo nei commenti e non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo al prossimo video. Oh!